con la porchetta di Torrevecchia Teatina firmata Nicola Genobile e lo chef pluridecorato Silvano Pinti vince la prima edizione di Porchetta Day al ristorante Schiavone Co. di San Buceto di San Giovanni Teatino. Una porchetta impreziosita da cacigni e pizza scima che commentiamo con il giurato, il maestro di cucina Santino Strizzi e con il diretto interessato. Allora, com'è andata la serata? La serata è stata speciale perché per la prima volta si è fatta questa manifestazione dove la porchetta è stata valorizzata anche dal contorno e da altri ingredienti, come chi ha vinto aveva messo la pizza cima, che è una pizza molto antica e particolare, semplicissima. Intanto te l'aspettavi, si diceva di un livello molto alto, Silvano Pinti, già vincitore del Festival del Brodetto, dell'UCOP d'Oro, di tante iniziative, però questa è stata la prima volta, Porchetta Day. Che esperienza è stata? Allora, prima di tutto l'esperienza di portare veramente la porchetta, che non vi è stata mai fatta una serata in Abruzzo della nostra porchetta. Poi il fatto di ringraziare anche il signor Nicola, perché lui porta veramente la tradizionalità almeno sui sapori e le cotture, come ha detto il maestro qui Santino, che comunque è importante la cottura all'interno spugnoso, anche la parte della porchetta è essenziale di cosa c'è all'interno, perché ci deve stare un pochino del collo, un pochino di magro, però è molto più, rimane molto più morbida all'interno e niente, questo è. È stata una vera festa, come vi siete trovati tra maestri che si occupano, maestri professionisti del settore che si occupano di porchetta? C'è stata rivalità o c'è stata condivisione di intenti? Condivisione di intenti, più che altro ci siamo dati anche noi una mano libera per la cucina nostra, tipo io ho portato una pizza scimi o come viene chiamato nelle nostre parti più interne dell'Abruzzo, la pisciotta, che non è altro che un pane fatto pane, acqua, sì, pane anzimo per capirci, è fatto di olio, acqua e farina buona. Niente. Non è la prima volta che ti imponi, che vinci manifestazioni del genere, ma questa volta a chi lo dedichi? Ma lo dedico prima di tutto a Nicola e lo dedico a tutti noi.